Ciao a tutti, io sono Siler ed eccomi con un'altra partita su finalmente il ritorno di Napoleon. E questa è la continuazione della campagna, diciamo campagna che sto facendo con le varie battaglie di Napoleone. E queste le battaglie le trovate sul gioco Napoleon Total War, ovviamente nel menu cercate le battaglie di Napoleone e fate tutto in seguito. Questa è la numero 6. E questa battaglia abbiamo la Francia, ovviamente, contro la Russia. In questa partita io non comanderò tutto l'esercito francese, ma queste tre parti sono comandate da un altro generale. Ovviamente farà schifo e perderà, come naturale, perché Napoleone deve per forza vincere. Prima di tutto volevo scusarmi perché non ho caricato video da praticamente un mese, ma anche più di un mese. Il fatto è che sono stato abbastanza impegnato con la scuola e altre cose, quindi non ho avuto tempo per fare video e poi caricarli. Ma per fortuna sono tornato e ci sono state alcune novità. Per esempio, nella grafica, come notate, una bella ragazza a sinistra, vicino alla barra rossa e blu. E praticamente il mio clan ha deciso di cambiare l'avatar che teniamo su Steam e di farlo praticamente simile. Praticamente ci sono queste ragazze a sinistra e a destra c'è la scritta VXX, che sarebbe il nostro clan. E così abbiamo deciso di cambiarla. Io praticamente ho preso l'immagine, l'ho ritagliata con Photoshop e ho deciso di metterla qua al posto del vecchio samurai che c'era. Ma non so se è meglio il samurai o questo, secondo voi? Boh, ditemi, scrivete un commento. E poi, come avete visto, ho caricato anche un video di Skyrim. Ora sto andando avanti, cerco di andare un po' più avanti perché anche con Skyrim sono rimasto un po' indietro. Ma comunque farò un video con la campagna, però sarà un po' più avanti, per cui ancora per un po' di tempo dovrete aspettare. Qui finalmente intervengo io e praticamente mi barrico su questa collina e attendo i russi che si schianteranno sulle mie unità e decido di mandare in avanti le unità più forti, no, le unità più scarse, che sono le fanterie di linea normale, mentre dietro metto due unità, che una è la vecchia guardia e una dovrebbe essere la giovane guardia, se non sbaglio, non mi ricordo bene. Comunque, in questo momento, per Napoleone, che ovviamente io non ho assolutamente abbandonato, sto giocando il torneo degli Irons. Irons, che per chi non sapesse, è un clan italiano basato sulla serie Total War. E questo clan ha deciso di fare un torneo e ha messo in premio 50 € e 25 a testa perché si gioca a coppie, quindi 25 € per membro della coppia, ovviamente solo al vincitore. E infatti adesso siamo arrivati ai quarti, io e il mio compagno Lastman siamo arrivati ai quarti e dobbiamo ancora iniziare le partite per i quarti, per cui c'è ancora tanto da giocare. E soprattutto adesso il torneo si fa veramente difficile perché ci sono le coppie più forti e secondo me forse ci siamo ritrovati forse la coppia più forte che ci sia. Ma comunque noi ce la metteremo tutta per vincere e arrivare in finale, per quei 25 €. Ma sì, beh, anche per i 25 €, ma comunque soprattutto perché giocare su Napoleon, fare tornei, è veramente una cosa interessante. Io e Lastman abbiamo anche recentemente vinto il torneo degli LVG, ovviamente in coppia, però non c'erano premi speciali come i soldi, ma solo il premio di aver vinto il torneo e scusate, che con questa stagione, con questo andare e ritornare del caldo, mi sto ammalando continuamente. Dicevo, ah sì, abbiamo vinto una firma,
un'immagine che si mette nella firma in cui c'è scritto che abbiamo vinto il torneo. I Io nostri nomi sono personalmente ho anche vinto un immortali. altro torneo dei Felix, però questa volta era in uno contro uno e quindi è la mia specialità, per cui ce l'ho messa tutta e i miei avversari non sono riusciti a battermi. Infatti sono stato sconfitto, mi sembra, solo una volta, credo, una volta in tutte le partite che ho fatto, e eravamo sulla ventina o trentina di giocatori, per cui ci sono state tante battaglie ed era andata e ritorno, per cui essere sconfitti solo una volta è stato veramente una bella cosa. E poi parliamo anche un po' di Battlefield, che non ho sicuramente abbandonato. Farò anche altri video, a breve metterò un nuovo video. E solo che con Battlefield ho dei problemi perché non riesco a registrare. Cioè, io riesco a registrare, ma il fatto è che quando registro il gioco lagga, oppure non riesco a giocare bene perché le armi spariscono o gli avversari spariscono, per cui non riesco a fare dei bei gameplay. Io di solito su Battlefield gioco abbastanza bene, faccio bei score anche quando si gioca in team. Sono abbastanza bravo. A proposito di Battlefield e di Team, e con Jerry Television o Scipione HD, comunque se lo conoscete, Scipione ha deciso di fondare una specie, anzi un clan, solo che io non faccio proprio parte, cioè faccio parte di questo clan, solo che è il mio clan principale, ovviamente il clan Victrix. Questo clan di Battlefield 3 è solo per Battlefield 3. E ci sto dentro solo perché voglio giocare con un gruppo di amici e soprattutto fare le clan war. Ovviamente non le puoi fare se non sei un clan. Infatti queste clan war mi sembrano abbastanza interessanti perché ho visto qualche video su YouTube e sono veramente interessanti, per cui ho deciso di giocare con Scipione, entrare in questo clan. In futuro vedrete dei video forse. E comunque mi trovate anche su qualche video di Scipione che ha caricato recentemente sul suo canale, sul suo nuovo canale Jerry Television. Ok, ho fatto anche un po' di pubblicità. Vabbè. Comunque, passiamo a un altro argomento. Che è Shogun 2. E Shogun 2, però, il tramonto dei samurai. Il fatto è che mi confondo perché c'è anche l'alba dei samurai. Comunque, vabbè. Questo nuovo gioco, un nuovo Shogun, via, basta, adesso lo chiamo sempre Shogun perché io mi continuo a confondere perché certa gente mi dice, ah no no, si dice Shogun, altra no, è un'eresia, si dice Shogun. Boh, a me piace di più Shogun, sinceramente, quindi via con Shogun. Questo nuovo gioco che uscirà il 23 marzo, io adesso sto facendo il video il 6 marzo, non so quando lo caricherò, credo oggi, forse domani. Per cui è un nuovo gioco e lo acquisterò molto probabilmente, anche se, dato che sono stato un po' deluso da Shogun 2, sono stato deluso e non sono molto certo di fare una buona scelta, ma comunque ho deciso di acquistarlo sperando che questo nuovo gioco mi piaccia come Napoleon, quasi, mentre Napoleon ce ne vuole per superarlo. Comunque, parliamo un po' della battaglia perché, beh, della battaglia ormai è finita. E il russo è quasi stato sconfitto, però anche le mie unità sono completamente distrutte e mi tocca usare anche il generale per vincere. Ma per fortuna vanno in fuga i russi, per cui Napoleone vince anche questa partita, questa battaglia, la battaglia di... Ok, adesso non mi ricordo neanche il nome della battaglia. Non me la ricordo, scusate. Il fatto è che ho fatto questo video circa una settimana fa. E quindi anche la battaglia l'ho fatta 2 settimane fa. E quindi non mi ricordo proprio neanche il nome. Ho anche fatto le successive battaglie, anzi, solo la successiva. Comunque qui il gioco mi si blocca. E non posso farvi vedere lo score. Comunque vi saluto. Da sale è tutto, alla prossima. Ciao!